Buongiorno a tutti, ben ritrovati da parte di Filippo Giannini di Trading Facile, il nostro consueto appuntamento con la video analisi settimanale e le strategie dei nostri trading system. Oggi è il 28 di novembre del 2017, parliamo del FTSE MIB, quindi qui lo vedete, siamo su time frame settimanale. Situazione, diciamo, un pochino altalenante quella che stiamo vivendo, perché ormai lo vedete, siamo intrappolati in un range compreso tra area 22.000 e area 23.000 e ancora una volta il nodo fondamentale del mercato, lo vedete qui, è il supporto in area 22.000. Vedete qui che insomma, tutto era partito dalla negazione del pattern bearish engulfing di implicazione ribassista. Vedete che il mercato non aveva rotto il minimo della seconda barra, questa qui che vedete all'ampio range, e si era mosso al rialzo prima di andare a ritestare questo livello, sempre muovendosi all'interno di quello che vedete è questo canale rialzista che avevamo già evidenziato come tuttavia si stesse diciamo assottigliando e quindi era molto probabile assistere ad un aumento di volatilità. Ora, a mio modo di vedere, magari lo vediamo meglio su un time frame giornaliero, vedete che questo canale è stato rotto al ribasso e quindi qui lo vedete che la rottura coincisa con il break di 22.580 punti è stato anche il livello che è stato diciamo ritestato quando il mercato diciamo, ha tentato una ripresa dopo aver fatto un minimo proprio in area a 22.000 punti. E a mio modo di vedere sarà proprio questo il range, quindi tra 22.000 e 580 punti superiormente e 21.000 e 880 punti, diciamo quello che determinerà le sorti del FTSE MIB nel breve periodo, nel senso che lo vedete qui siamo alle prese con una formazione di un pattern testa e spalle. Magari vi disegno anche quella che è la neckline. E quindi chiaramente se il mercato dovesse rompere al ribasso, scusate, il livello di 21.850 punti, chiaramente diciamo, potremmo assistere ad un'ulteriore spinta ribassista data proprio dal completamento del modello testa e spalle. Viceversa, se dovessimo invece osservare il break di quota 22.590 punti, avremo a che fare con quella che è una configurazione, diciamo, a doppio minimo decrescente. A quel punto, insomma, ecco, potremmo vedere facilmente il mercato riportarsi, diciamo, in area 23.000. Quindi vediamo subito alcune operazioni. La prima operazione che vediamo è un'operazione, diciamo, in vendita aperta a quota 22.300 15 punti, lo vedete qui, dopo l'iniziale strappo rialzista, vedete che il mercato effettua una prima correzione, entriamo al ribasso, insomma sulla rottura appunto di quota 22.315, vedete che dopodiché però il mercato trova un supporto in area 22.300, da qui riparte e quindi siamo costretti ad incassare una perdita di circa 65 punti. La seconda operazione che vediamo invece è un'operazione aperta sempre dal lato delle vendite alle 11.12 a quota 22.430 punti e anche qui vedete che il setup è molto simile a quello dell'operazione precedente, però in questo caso i ribassi che si osservano dopo il completamento e dopo la rottura, insomma, del livello sono cospicui e quindi ci permettono di portare a casa 200 punti di FIB. Qui vedete le prossime operazioni svolte da un differente trading system e queste sono, vedete, operazioni diciamo, della durata di 2 ore o poco più, quindi operazioni di tipo scalping sempre in ottica intraday. Vedete la prima aperta il 23 di novembre alle 14:20, torniamo sulla sessione del 23. In questo caso, diciamo, il differente algoritmo di questo trading system intercetta il supporto in area 22.300, quindi ci dà occasione di un'operatività scalping di tipo rialzista. La seconda operazione che vediamo il 24 di novembre alle ore 10, sempre un'operazione
in questo caso sempre in acquisto. Vedete, lo strappo rialzista in apertura ci permette, diciamo, di effettuare una veloce operazione. Ecco, prima che il mercato raggiunti i minimi a quota 22.584 inizi un lento ritracciamento, e quindi anche qui, diciamo, lo vedete, siamo sempre nell'ottica dei 30-35 punti di FIBE per operazione. L'ultima operazione che vediamo, anche qui si sfrutta, diciamo, il break, diciamo, della prima ora di contrattazione. Anche qui il discorso è sempre il medesimo: si sfrutta l'impulso in apertura qui a 22.390 punti. Vedete, sfruttiamo questo impulso prima che il mercato, diciamo, ecco, anche qui raggiunto il minimo a quota 22.500, ritracci, e quindi chiaramente chiudiamo l'operazione portando a casa, in questo caso, 100 punti di FIB. Io al solito vi ricordo che tutta l'operatività del nostro trading system la trovate all'indirizzo www.tradingfacile.eu. Per qualsiasi informazione ci potete scrivere a info@tradingfacile.net. Inoltre vi invito a iscrivervi alle nostre pagine Facebook, LinkedIn, al nostro canale YouTube, per rimanere aggiornati sempre con tutte le nostre iniziative. Anche per oggi è tutto, un caro saluto da parte di Filippo Giannini e buona settimana di trading a tutti.